È un provvedimento che immette, dà soprattutto liquidità, facendo tre fasce, tre grandi fasce, però credo che manchino due elementi essenziali, perché va bene sì la liquidità, ma manca anche un po', il fondo perduto. Qui ci sono attività che dalla sera alla mattina hanno chiuso le serrande e non si sa quando riapriranno. È una risposta all'immissione di liquidità sicuramente, ma non è completa. Io continuo a sostenere, e oggi abbiamo una videoconferenza con il sottosegretario Bonaccorsi sul turismo, che è il grande assente all'interno di questi decreti, quando invece il primo settore colpito da questo benedetto virus, si parla solo per il 2020 a livello nazionale di oltre una perdita di 33 miliardi. Ma noi siamo stati velocissimi nel fare alcune cose, intanto nel bloccare le tasse di competenza della regione, a cominciare dal bollo auto, a seguire tutte le altre tasse a carico dei cittadini, a carico dei cittadini abruzzesi, così come siamo stati velocissimi a bloccare tutti i pagamenti per quanto riguarda i finanziamenti, i rimborsi dei mutui. Per quanto riguarda il mio settore, avevamo messo in piedi due forme di finanziamento e adesso siamo in grado di finanziare ben 600 milioni di investimenti della grande industria che svilupperanno 1958 posti di lavoro, e questo credo è un grande risultato. Poi abbiamo messo in piedi invece diciamo, il lavoro per quanto riguarda le piccole e medie aziende. Lì ci sono in campo 17 milioni di euro ed era un primo passaggio rispetto a delle indicazioni governative che ci venivano date. Su questo chiaramente ci stiamo ragionando adesso, perché chiaramente se il nuovo decreto che esce è quello che è stato annunciato, quel fondo perduto lo dobbiamo andare a tramutare come un fondo perduto per la quota interessi.